È finita, sì, il 2023 è finito perché il 2024 è alle porte. Volevo vedere con voi tutto quello che si è realizzato in questo anno, perché nel 2023 ci sono stati tantissimi cambiamenti. Abbiamo fatto e creato tantissime cose e abbiamo visto insieme come poter creare cose totalmente da zero, fai da te. Quindi io volevo fare un riassunto di tutto quello che si è fatto, nonostante io abbia avuto anche un intervento chirurgico. Quindi inserirò anche quello, tutti i vari step, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un mi piace, supportatemi cliccando qui e iscriviti al canale, perché almeno così nel 2024 io riuscirò a creare molti più video che saranno utili sia a voi che utili anche a me. Quindi supportatemi, mi raccomando. Ma mettiamoci le cuffie perché adesso le andremo a commentare insieme, perché io ho creato una compilation un po' di tutto questo 2023. Andiamo. Ah sì, perché comunque la prima compilation è nei luoghi in cui siamo stati. Davvero pazzesco, guardate. Siamo noi, Phantom. Vai! Perché? Non riesco a scendere né a salire! Non scendere né a salire, rimango qua! Ma come si accende la luce? Vado là dove ero! Ah, ma vado a sbagliare veramente! Ok, siamo nel bunker! Aia! Che botte! Eh sì, siamo davvero divertiti, mi ha fatto molto ridere, è stata un'esperienza pazzesca. Poi siamo andati anche in montagna, dove? Nella grotta del Rio Martino, Crisolo, dove nasce il Po. Allora, stiamo andando in un posto che praticamente non ci sono stato da almeno 27 anni. Eccoci qua che siamo arrivati. E adesso saliamo. Guardate che emozione, finalmente, eccola qua, Grotta Rio Martino. Poi dentro si arriva fino alla cascata, proprio dove nasce il Po. No, questo sono qua sotto. Un orso polare. E anche per poi passare a Firenze per il nostro anniversario, non poteva mancare la Chianina. Una deliziosa, una deliziosezza, come si dice? Guarda che roba, ragazzi, c'è roba, roba immensa, guardate che roba. Chianini. Adesso arriverà la bella bisteccona. Posso filmare? Certo, guarda che bellezza. La chianina principalmente era manzo toscano che arriva a 2 anni. Qua la è la. Dai. Ah, adesso sì, eh. Adesso. Questo è la svolta. Allora, come sei contenta di aver speso? Sì, ma non puoi sacifra. E siamo arrivati anche alla torre. Davvero imponente, ragazzi, bellissima. Molto bella, non credevo che era così bella. E finire con Pisa, ma adesso entriamo nel vivo, perché inizio gennaio io ho fatto il mio trapianto di capelli e vedremo come un po' si è evoluta questa cosa, perché come vedete adesso siamo in una buona situazione e fra l'altro anche sotto mi sono cresciuti attraverso il trapianto che ho fatto. No, vabbè, scherzo, però vediamo. Pronti per la partenza. Buongiorno, oggi è il gran giorno. E in un batter d'occhio mi ritrovo con una siringa pronta per iniziare con l'anestesia.
Molto strano è stata la rasatura. E dopo aver fatto il ritiro dei bulbi nella parte posteriore, inizia il vero e proprio trapianto, la vera e propria operazione. Eccoci qua, siamo appena tornati, non posso mettere il video su YouTube, rimarreste troppo scandalizzati. No, cioè ero messo davvero a pensarci, cioè, sono molto è difficile da comprendere come cosa, però ne è valsa veramente la pena. Infatti guardate nei video successivi come ero. Trapianto di capelli, perché qua si vede. Sì, perché poi lì era al 12° giorno, quindi ero messo veramente, era molto strana come situazione, ma poi le cose sono veramente andate molto meglio. Io mi avvicino, potete notare che comunque bene, sono contento. Infatti, se ci guardiamo così, è straordinario, perché veramente si sono infoltiti. Rimanete sintonizzati. Ciao, 100 giorni. Ecco, passare il phon per la prima volta è davvero un'esperienza molto strana. È vero che potevi farlo anche prima, però con tutti quella capigliatura è stata molto particolare come cosa. Anche il primo taglio di capelli me lo sono pure dato a registrare. Inizia anche un po' calda, bisogna gli fare buon piacere. Se avete cura di voi, un massaggino di 2 minuti. Mi hanno tagliato i capelli, sono stato a casa. Mi vedo all'inizio dove sono praticamente rasato da loro, ho fatto tutti i segni qua e poi, come vedete, mi ha fatto con la mia bella faccia lì. E come esperienza è stata veramente, veramente bella. Infatti, io assolutamente consiglio questa cosa, perché il fare il trapianto di capelli è stata veramente un'esperienza fantastica e tuttora dei benefici anche a livello emotivi. Ma continuiamo, perché abbiamo eseguito anche delle costruzioni. Abbiamo ricevuto la nostra centrale elettrica. Trovate il link in descrizione oppure nel primo commento che trovo il pollo collegato a questo. Vedere qua, lui sta facendo il caffè, vediamo. Sì, c'è. Ma poi anche nuova applicazione Temu per comprare pacchi dalla Cina, e abbiamo anche usato la friggitrice ad aria per creare cose, fatto cose. Allora, pacco. Sì, potrebbe, vabbè, c'è tutto dentro, i miei nuovi capelli possono starci. Che legge sono fè? È rimasto un po' dentro, ma pace. Ah, è un po' tipo così. Questo delizioso dolcetto al cuore tenero di cioccolato. Vieni che vengo a riparare casa. Sì, funziona. No? Sfracellando tutto. Allora, mamma mia, quante ne abbiamo combinate con questa friggitrice ad aria? Ne abbiamo fatte di tutti i colori, ma ancora ci potrebbero esserci altre cose. Ma andiamo a vedere anche le costruzioni fai da te, perché in giardino ho creato anche altre cose e ho altre idee per il prossimo anno, che arriverà a primavera. Commento, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Anche ho tolto un po' di menta, perché tanto la menta si espande. Vabbè, ma per farvi vedere come è venuto, guardate qui come stanno crescendo tutte le mie piantine. Oh, il falò funzionava, e ne ho stato molto contento e ho deciso di fare intorno in modo da riuscire a tenerlo. E quindi piace, iscrivetevi al canale.
datemi un commento. Ma anche oggettistiche di casa, perché ho messo i LED alla TV, mi sono creato anche il barile bar dove deporre i vini e le grappe. Quelle sono state veramente delle chicche. Eccoci qua che finalmente è arrivato il barile, perché adesso ci faremo un bar. Mi godo la mia cantinetta. Cosa ve ne pare? Lasciate un mi piace, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Rimanete sintonizzati. Sì, rimanete sintonizzati, sì, perché nel 2024 dovrete rimanere molto sintonizzati, perché ho tantissime idee. Ho anche in mente di fare dei giochi attraverso voi, la comunità che guarda i miei video, perché andrò addirittura anche magari a nascondere delle cose in giro, magari per l'Italia, per il mondo, ma vedremo. Ho molte idee, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, perché quella campanella farà sì che avrete una piccola notifica che è uscito un mio video, semplicemente così da non poter perdere quelle chicche che sto creando. Quindi questo è stato il 2023. 2024 saranno tantissime novità, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video, che sarà il prossimo anno, cioè fra una settimana. Ci vediamo al prossimo anno, ciao.